Oggi facciamo il Tengu by Geekvape. Ed eccoci qua ragazzi con il Tengu by Geekvape. Tengu RDA. Vediamo l'interno della confezione. Tengu RDA, lo scratch per l'originalità. Abbiamo un RDA con l'Airflow anido d'ape, facile da rigenerare. All'interno della confezione troviamo Tengu RDA Atomizer, un drip tip 810, una chiave a brucola, un manuale, due parti di cotone, spare parts, un tool, un drip tip 510, un adattatore drip tip 510, due fused clapton in E80, un pin BF, un RDA da 24 mm parecchio interessante. Infatti io l'ho comprato apposta per questo motivo. Oltre al costo veramente veramente irrisorio, mi sembrava appunto parecchio interessante, allora ho deciso di comprarlo. All'interno qui abbiamo la solita bustina con multi-tool, o-ring di ricambio, chiave alla brugola, pin BF, dadi di ricambio e il riduttore 510. Inoltre all'interno troviamo un altro tip 810 oltre a quello installato di default. Io l'ho provato, però essendo troppo basso aromaticamente rende di più, ma essendo troppo basso avete la bocca troppo vicino alla parte del deck. Cotone e due fuse clapton in E80, che sono precisamente due 28x3 più 40 per una finale di 0,4. Manuale di istruzioni anche in italiano. Benissimo, la particolarità di questo atomizzatore è appunto un deck leggermente diverso dal solito, che però una volta fatto la build è come se voi aveste un vecchio Velocity Style e quindi è molto molto facile da rigenerare. Ora se riesco vi faccio vedere qua, precisamente in questo punto qui, noi abbiamo i fori di fuoriuscita in caso lo volessimo usare in BF. Li vedete? Ecco qui, da una parte e dall'altra. Ha un BF veramente veramente bello. E inoltre abbiamo questa torretta che con la parte superiore è fatta a scivolo, quindi quando voi gli drippate il liquido, questo farà scendere il liquido direttamente sulle coil. Un'aria Steamil Gun con questa particolarità di questo appunto parte interna, come potete vedere appunto la presa dell'aria. Useremo per questa rigenerazione delle coil di Coil Monkey Factory, coil spettacolari realizzate in Nembo 80, è una Alien 2742 dual core per un diametro di 3 mm, resistenza finale 0,18, range da 50 a 90 watt. In uno scorso video avevamo fatto la versione nera da 0,13, ora vi facciamo vedere la versione appunto azzurra da 0,18. Coil spettacolari, ve le straconsiglio. Qui abbiamo un foro dritto e un foro trasversale, quindi quando andrò a inserire la coil, la gamba di questa coil, quando io vado a tirare la vite, si piegherà. Io utilizzo questo accorgimento. Prima di inserire la coil, con la pinza vado a piegare questa gambettina in questo modo. L'ho piegata verso il verso, benissimo, ora vado a tirare. In questo modo non andate a praticamente piegare la gambetta della coil durante il tiraggio del cavo e la coil vi rimane dritta. Tenete la coil ad altezza in questo modo, però poi comunque verificheremo l'altezza coil con il riduttore della presa dell'aria. Prima di cotonare controlliamo che l'altezza della coil sia adeguata, quindi io metto sopra il flusso dell'aria e come potete notare avete la possibilità di verificare messo ad altezza corretta la coil oppure dovete sistemarla. Attivazione. Angel in my life. Now I'm feeling
coir rodate, tagliamo più o meno a questa misura. Andiamo a bagnare il cotone. Noi ci proveremo un super liquido, la droga di quest'anno, by Valkyria by Vapor Art, il Daylight. Andatevi a vedere il video. Il cap, come potete vedere, ha quei due scassi lì, quindi questi due dentini dovranno andare all'interno. Benissimo, ora ci vediamo con la mia testa pelata per la prova di svapo. Allora ragazzi, ho deciso di prendere questo atomizzatore qui perché su svariati gruppi non sentivo parlare bene. Poi un giorno mi trovavo a googolare in un sito cinese per comprare qualcosa da vedere, da poter appunto fare il video per il nostro canale, e c'erano delle svendite impressionanti. Vedo sto RDA 12 euro, ho detto perché no, prendiamolo. Di 12 euro compresa la spedizione, 16 euro spedito, ho detto se è una boiata ho buttato 16 euro. E invece si è rilevato un atomizzatore da 24 mm dual coil veramente veramente eccezionale. Uno, per la facilità di rigenerazione, come avete potuto vedere. Due, aria tipo Goon, e praticamente stile dripper tipo Goon, con un aroma veramente veramente valido. E inoltre adesso che lo proviamo con il Daylight di Valkyria, sì, andate a vedere il video, con andate. Due coil complesse finale 018 a 80 watt, quest'atom, oltre a fornire un flavor eccezionale, tiro leggermente più chiuso del Goon, non si scalda. Dopo 7-8 tiri a 80 watt con coil complesse, tutti gli RDA scaldano, questo rimane fresco. Che da vedere così sembra il Cosmonaut, un po'. Sembra un po' simile al Cosmonaut. Vi ho fatto una build con le 018 di Coil Monkey Factory. Coil Monkey Factory 018. Vedi come scorreggiano. Inoltre ci tengo a dire che lo stiamo provando anche sulla VTEC 1.8 by Aug Vape. Andate a vedere il video, bastardi. Con la torretta, con le due spioventi. Potete drippare direttamente, come ha fatto Giacconi, in questo modo qua, da così. Sopra, così ve lo spartisce in tutte e due le coil. È un cloud buono, chiuso, o un flavor aperto. Dual coil direi che è un cloud un po' più chiuso. È un cloud un po' più chiuso. Sì, però buono, rende tanto. Rende. Effettivamente non scalda. Non scalda. Siamo a 80 watt. Siamo a 80 watt e abbiamo già fatto 7-8 tiri. È veramente, veramente eccezionale. Non pensavo appunto di ritrovarmi un RDA che sia a livello aromatico, sia a livello d'aria, che appunto come sul riscaldamento andasse in modo eccezionale. E poi credo che, vabbè, c'è da dire che anche le coil sono fatte bene, quindi. Le coil sono delle bombe. Oh, il liquido lo conosciamo bene. Il liquido lo conosciamo bene. Esce fuori molto bene. E qui esce molto bene, esce molto bene la parte di cremosa di uovo. Molto valido. È veramente non scalda, cioè. Qua, beh, è un po' tiepidino, lo è. Però dopo, è tiepido. Dopo 15 tiri. Non è tiepido, non è bollente come tutti. Questo qua provatelo, perché possiamo consigliarlo per il prezzo che è, scusate. Ragazzi, per il prezzo che ha, bomba questa. Avete un drip stile Goon con l'aria un po' più chiusa, sì, che rende aromaticamente in modo spaventoso. Sì, dual coil, facile da rigenerare, con le cose spioventi, bellissimo. Facile da rigenerare perché si ispira a un Velocity Style, quindi più facile di quello. Quindi Tengu by Jig Vape, provatelo, diteci qualcosa nei commenti, iscrivetevi al canale, seguiteci su Instagram, firmate la petizione, recensite su favorito.it e ci vediamo al prossimo video con le fate di Stefanelli. Va bene, ciao.